Salve a tutte e a tutti, ben ritrovati al podcast Scrittore Volante. Dovete perdonarmi, anzi forse dovrei perdonare me stesso. Gli amici miei mi hanno regalato un impianto, una scheda audio, che però col microfono è tutto, e volevo portare questa nuova puntata da loro di favore con un impianto. L'avevo registrata in realtà, però non sono riuscito a capire come portare l'audio per poterlo caricare su Spreaker e poterlo anche usare in altri. Comunque c'è bisogno di un po' di tempo prima che io capisca come funziona effettivamente. Quando riuscirò a capire, vi porterò il podcast con questa nuova cosa. Per il momento ho accontentato del vecchio microfono, che non è vecchio in realtà, ma per noi è come se fosse vecchio. Scusate questo preambolo. Come sempre, benvenuti. Oggi si legge come ogni lunedì La Luna di Falò. La Luna di Falò è il mio romanzo preferito di Cesare Pavese, che è diventato anche il mio scrittore preferito italiano, su cui ho scritto la tesi di laurea. Ogni martedì c'è la puntata Le Follie del Paolone. Ogni mercoledì si legge Il Guardiano degli Innocenti. Ogni giovedì si legge Il 33 di Marco Bertini. Venerdì Storia di vita vissuta. Sabato Ruota. Seguitemi qua su Spreaker, sempre un account Spreaker, state sempre lì, su Spotify, su Amazon Music. Seguitemi su tutti i social, Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr, LinkedIn, Spotify, ho già detto, è tutto quello che potete trovare, YouTube anche, il link in descrizione, e partiamo con la lettura dei nuovi capitoli della Luna ai Falò. Come al solito vi invito a rilassarvi e a godervi la lettura che vi sto andando a dare. Dunque, ovviamente si riparte. Dunque, chiaramente si riprende dal capitolo 24. La piccola santa, che aveva allora 3 o 4 anni, era una cosa da vedere. Veniva su bionda come Irene, con gli occhi neri di Silvia, ma quando si mordeva le dita insieme con la mela e per dispetto strappava i fiori o voleva a tutti i costi che la mettessimo sul cavallo e ci dava calci, noi dicevamo che era il sangue di sua madre. Il suo Matteo e le altre due facevano le cose più con calma e non erano così prepotenti. Irene soprattutto era calma, così alta, vestita di bianco e con nessuno si irritava mai. Non ne aveva bisogno, perché perfino all'Emilia chiedeva sempre le cose per favore, e a noi altri poi, guardandoci mentre ci parlava, guardandoci negli occhi. Anche Silvia dava di queste occhiate, ma erano già più calde, maliziose. L'ultimo anno che stetti alla mora, io prendevo 50 lire e alla festa mi mettevo la cravatta, ma capivo che ero arrivato troppo tardi e non potevo più fare niente. Ma neanche in quegli ultimi anni avrei osato di pensare a Irene. E Nuto non ci pensava, perché ormai suonava il clarino dappertutto e aveva la ragazza a Canelli. Di Irene si diceva che parlasse con uno di Canelli, andando sempre a Canelli. Compravano roba nei negozi, regalavano all'Emilia vestiti smessi, ma anche il nido si era riaperto. Ci fu una cena a cui la signora e le figlie andarono, e quel giorno venne la sarta da Canelli per vestirle. Io le condussi in roccio fino alla svolta della salita e sentii che parlavano dei palazzi di Genova. Mi dissero di tornare a riprenderle a mezzanotte, di entrare nel cortile del nido. Col buio gli invitati non avrebbero visto che i cuscini del birroccio erano scostati. Mi dissero anche di drizzarmi la cravatta per non sfigurare. Ma quando a mezzanotte entrai fra le altre carrozze in quel cortile, vista da sotto la palazzina era enorme e sulle finestre spalancate passavano ombre di invitati. Nessuno si fece vivo e mi lasciarono in mezzo ai platani un pezzo. Quando fui stufo di ascoltare i grilli, anche lassù c'erano i grilli,
Scesi dal biroccio e mi feci alla porta. Nella prima sala trovai una ragazza col grembiulino bianco che mi guardò e tirò via. Poi ripassò. Le dissi che ero arrivato. Lei mi chiese cosa volevo. Allora dissi che il biroccio d'amore era pronto. Si aprì una porta e sentii ridere molti. Su tutte le porte in quella sala c'erano delle pitture di fiori e per terra dei disegni di pietra, lucidi. La ragazza tornò e mi disse che potevo andare via perché le signore sarebbero state accompagnate da qualcuno. Quando fui fuori, rimpiangevo di non aver guardato meglio quella sala che era più bella di una chiesa. Portai a mano il cavallo sulla ghiaietta che scricchiolava sotto i platani e li guardavo contro il cielo. Visti da sotto non erano più un boschetto, ma ognuno faceva lea da solo, e sul cancello accesi una sigaretta e venni giù per quella strada adagio in mezzo ai bambù misti a gaggie e tronchi strambi, pensando com'è la terra che porta qualunque pianta. Irene doveva proprio averci un uomo nella palazzina, perché a volte sentivo Silvia che la canzonava e chiamava Madama Contessa, e presto Emilia seppe anche che quell'uomo era morto in piedi, un nipote dei tanti che la vecchia teneva apposta spiantati perché non le mangiassero la casa sulla testa. Questo nipote, questo spiantato, questo contino non si degnò mai di venire alla mora. Mandava a volte un ragazzo scalzo, quello del Berta, a portare dei biglietti a Irene. Diceva che l'aspettava al paracarro per fare una passeggiata. Irene ci andava. Io, dai fagioli dell'orto, dove bagnavo o legavo i sostegni, sentivo Irene e Silvia sedute sotto la magnolia a parlarne. Irene diceva: cosa vuoi? La contessa ci tiene molto. Non può mica un ragazzo come lui andare in festa alla stazione. Ci dovrebbe i suoi servitori sullo stesso pacchetto. Che male c'è? Li incontra in casa tutti i giorni. Non vuole nemmeno che vada a caccia. Già, suo padre è morto in quel modo tragico. Però a trovarti potrebbe venire, perché non viene? Disse Silvia d'improvviso. Nemmeno lui viene a trovarti qui. Perché non viene? Stai attenta, Silvia. Sei sicura che ti dica la verità? Nessuno lo dice, la verità. Se ci pensi alla verità, vieni matta. Vuoi a te se gliene parli. Sei tu quella che lo vedi, diceva Irene. Sei tu quella che ti fidi. Vuoi soltanto che non fosse grossolano come l'altro. Silvia rideva a bassa voce. Io non potevo star sempre fermo dietro i fagioli. Se ne sarebbero accorte. Davo un colpo di zappa e tendevo l'orecchio. Una volta Irene disse: avrai sentito, non credi? Va là il garzone, diceva Silvia. Ma ci fu una volta che Silvia piangeva. Si torceva sullo sdraio e piangeva. Cirino dal portico batteva un ferro e non mi lasciava sentire. Irene restava intorno, le toccava i capelli, dove Silvia si era pantizzata le unghie. No, no, piangeva Silvia. Voglio andarmene, scappare. Non ci credo. Quel maledetto ferro di Cirino non mi lasciava sentire. Vieni su, diceva Irene toccandola. Vieni su sul terrazzo. Sta zitta. Non me ne importa, gridava Silvia. Non me ne importa di niente. Silvia si era messa con uno di chelo al cuore, che aveva delle terre a calosso. Un padrone di segheria che girava in motocicletta. Si faceva salire dietro Silvia e partivano per quegli stradoni. La sera sentivamo il fracasso della moto. Si fermava, ripartiva. E dopo un poco compariva Silvia con capelli neri dagli occhi al cancello. Il suo Matteo non sapeva niente. Emilia diceva che quest'uomo non era il primo, che il figlio del medico l'aveva già presa. In casa sua, nello studio del padre. Fu una cosa che non si seppe mai bene, se davvero quell'Arturo ci aveva fatto l'amore, perché avevano smesso proprio nell'estate, quando diventava più bello e più facile trovarsi. Invece era venuto il motociclista,
E adesso tutti sapevano che Silvia era come matta. Si faceva portare dalle canne nelle rive, la gente li incontrava a Cano, a Santa Libera, nei boschi del Bravo. A volte andavano anche a Nizza, all'albergo. A vederla era sempre la stessa, con gli occhi scuri, scottanti. Non so se sperasse di farsi sposare, ma quel Matteo di Cavalcuore era un attaccabrighe, un boscaiolo che ne aveva già bruciati molti letti e nessuno l'aveva mai fermato. Ecco, pensavo, se Silvio fa un figlio sarà un bastardo come me, io sono nato così. Ci soffriva anche Irene. Lei doveva aver provato ad aiutare Silvia e ne sapeva più di noi. Irene era impossibile immaginarsela su quella motocicletta o in una riva tra le canne con qualcuno. Piuttosto Santina, quando sarebbe cresciuta, dicevano tutti che avrebbe fatto lo stesso. La matrigna non diceva niente, voleva soltanto che tutti e due fossero a casa per la giusta. Capitolo 25. Irene non la vidi mai disperata come una sorella, ma quando da 2 giorni non la chiamavano al nido, se ne stava nervosa dietro la griglia del giardino, oppure andava con un libro o il ricamo a sedersi nella vigna insieme a Santina e di là guardava la strada. Quando partiva col parasole verso Canelli era felice. Che cosa si dicesse con quel Cesarino, quel morto in piedi, non lo so. Una volta che ero passato pedalando da matto verso Canelli e li avevo intravisti in mezzo alle gaggi, mi era parso che Irene in piedi leggesse in un libro e Cesarino seduto sulla proda davanti a lei la guardava. Alla mora un giorno era ricomparso quell'Arturo dagli stivali, si era fermato sotto la terrazza, aveva parlato con Silvia che di lassù scrutava la strada, ma Silvia non l'aveva invitato a salire. Gli aveva detto solamente che la giornata era pesante e che con le scarpe dal tacco basso alzò un piede. A Canelli adesso si trovavano. Arturo aveva chiesto, strizzando l'occhio, se suonavano i balabilli, se Irene suonava sempre. Chiedilo a lei, disse Silvia e guardò oltre il pino. Irene non suonava quasi più. Pare che a non ci fossero pianoforti e che la vecchia non volesse saperne di vedere una ragazza slogarsi le mani sulla tastiera. Quando Irene andava in visita dalla vecchia, si prendeva la borsa col ricamo dentro, una grossa borsa ricamata di fiori verdi di lana. E nella borsa riportava a casa qualche libro del nido che la vecchia dava da leggere. Erano vecchi libri, foderati con del cuoio. Lei portava invece alla vecchia il giornale illustrato delle sarte. Lo faceva comprare apposta a Canelli tutte le settimane. La Serafina e l'Emilia dicevano che Irene tirava il rocco a diventare contessa, che una volta il Sor Matteo aveva detto: «State attenti ragazze, ci sono dei vecchi che non muoiono mai». Era difficile capire quanti parenti avesse a Genova la contessa. Si diceva perfino che ce ne fosse uno vescovo. Avevo sentito raccontare che ormai la vecchia non teneva più servitori né domestiche in casa, le bastavano le nipoti e i nipoti. Se era così, non capivo che speranze Irene aveva. Per bene che le andasse, quel Cesarino lo doveva dividere con tutti. A meno che Irene si accontentasse di fare la serva nel nido, ma quando mi guardavo intorno nei nostri beni, la stalla, i fienili, il grano, le uve, pensavo che forse Irene era più ricca di lui e che magari Cesarino le parlava per mettere lui le mani sulla sua dote. Questa idea, pur facendomi rabbia, mi piacque di più. Mi pareva impossibile che Irene fosse tanto interessata a darsi via per ambizione, così. Ma allora dicevo, si vede proprio che è innamorata, che Cesarino le piace, che l'uomo che lei muore di sposare. E avrei voluto poterle parlare, dirle che stesse attenta, che non si sprecasse con quella mezza cartuccia, con uno scemo che non usciva neanche dal nido e stava seduto per terra mentre lei leggeva un libro. Almeno Silvia non sprecava così per niente le giornate, andava con qualcuno che valeva la pena. Se non fosse che ero soltanto un garzone e non avevo 18 anni, magari Silvia sarebbe venuta anche con me. Irene ci soffriva anche. Quel contino doveva essere peggio di una ragazza mal allevata. Faceva i capricci, si faceva servire, sfruttava con cattiveria il nome della vecchia e tutto quanto a Irene gli diceva o domandava, rispondeva che no. Bisognava sentire, non fare passi sbagliati, tener presente chi era lui, la sua salute, i suoi gusti. Adesso era Silvia, le poche volte che non scappava sui bricchi o non si chiudeva dentro casa ad ascoltare i sospiri di Irene.
A tavola, diceva l'Emilia, Irene teneva gli occhi bassi e Silvia li piantava in faccia a suo padre come se avesse la febbre. Soltanto la signora Elvia discorreva asciutta asciutta, puliva il mento della santina, accennava maligna all'occasione perduta del figlio del medico, quel toscano, agli ufficiali, agli altri, a certi ragazzi di Canelli più giovani che già si erano sposati e stavano per far battezzare. Il sor Matteo borbottava, non sapeva mai niente. Intanto la storia di Silvia andava avanti. Quando non era disperata e incagnita e si fermava nel cortile, nella vigna, era un piacere vederla, sentirla parlare. Certi giorni si faceva attaccare il birroccio e partiva sola, andava a Canelli, lo guidava lei come un uomo. Una volta chiese a Nuto se sarebbe andato a suonare al Buon Consiglio, dove facciamo le corse dei cavalli, e voleva a tutti i costi comprare una sella a Canelli, imparare a montare il cavallo e correre con gli altri. Toccò a Mastro Lanzone spiegarle che un cavallo che si tira il birroccio ha dei vizi e non può correre una corsa. Si seppe poi che al Buon Consiglio Silvia voleva andare per trovarci quel Matteo e fargli vedere che sapeva stare a cavallo anche lei. Questa ragazza, dicevamo noi altri, va a finire che si veste da uomo. Corre le fiere e fa i giochi sulle corde. Giusto quell'anno era comparsa a Canelli un baraccone dove c'era una giostra fatta di motociclette che giravano con un fracasso peggio delle della battitrice, e chi dava i biglietti era una Madonna magra e rossa sui 40 che aveva le dita piene di anelli e fumava la sigaretta. Sta a vedere, dicevamo, che Matteo arrivava al cuore quando è stufo mette la Silvia a comandare una giostra così. Si diceva anche a Canelli che bastava, pagando il biglietto, piantare la mano in un certo modo sul banco e la rossa ti diceva subito l'ora che potevi tornare, entrare in quel carrozzone delle tendine e fare l'amore con lei sulla paglia. Ma Silvia non era ancora a questo punto, per quanto fosse come matta, era matta di capriccio per Matteo, ma così bella e così sana che molti l'avrebbero sposata anche adesso. Succedevano cose da pazzi. Adesso lei e Matteo si trovavano in un casotto di vigna ai Sei Audi, un casotto mezzo sfondato sull'orlo di una riva dove la motocicletta non poteva arrivare. Ma loro ci andavano a piedi e se erano portate la coperta e i cuscini. Né alla mora né a cavalcuore quel Matteo si faceva vedere con Silvia. Non era mica per salvare il nome a lei, ma per non essere preso di mezzo e doversi impegnare. Sapeva di non voler mantenere e così si salvava la faccia. Io cercavo di cogliere sulla faccia di Silvia i segni di quel che faceva con Matteo. Quel settembre, quando ci mettemmo a vendemmiare, vennero, come negli anni passati, sia lei che Irene nella vigna bianca. E io la guardavo, accovacciata sotto le viti, le guardavo le mani che cercavano i grappoli, le guardavo la piega dei fianchi, la vita, i capelli, negli occhi. E quando scendeva al sentiero guardavo il passo, il suo balzo, lo scatto nella testa. La conoscevo tutta quanta, dai capelli alle unghie e ai piedi. Eppure mai che potessi dire, ecco è cambiata, c'è passata Matteo. Era la stessa, era Silvia. Quella vendemmia fu per l'amore l'ultima allegria dell'anno. Ai Santi Irene si mise a letto. Venne il dottore da Canelli. Venne quella stazione. Irene aveva il tifo e ci moriva. Mandarono Santina in Alba con Silvia dei parenti per poterle salvare dall'infezione. Silvia non voleva, ma poi si rassegnò. Adesso corre e toccò la matrigna all'Emilia. C'era una stufa sempre accesa nelle stanze di sopra. Cambiavano Irene di letto due volte al giorno. Lei straparlava, le facevano delle punture, perdere i capelli. Noi andavamo e venivamo da Canelli per medicine. Finché un giorno entrò una monaca in cortile. Cirino disse, non arriva a Natale, e l'indomani ce lo prende. Capitolo 26. Di tutto quanto della mora di quella vita di noi altri, che cosa resta? Per tanti anni mi è capitata una ventata di tiglio la sera e mi sentivo un altro, mi sentivo davvero io. Non sapevo nemmeno bene perché. Una cosa che penso sempre è quanta gente deve viverci in questa valle e nel mondo che le succede proprio adesso, quello che a noi toccava allora. E non lo sanno, non ci pensano. Magari c'è una casa delle ragazze, dei vecchi, una bambina e un Nuto con Canelli, una stazione. C'è uno come me che vuole andare via a far fortuna. E quell'estate battono in grano, vendemmiano, nell'inverno vanno a caccia. C'è un terrazzo, tutto succede come a noi, deve essere per forza così. I ragazzi, le donne, il mondo non sono mica cambiati, non portano più il parasole la domenica, vanno al cinema. Invece che in festa danno il grano all'ammasso, le ragazze fumano, eppure la vita è la stessa. E non sanno che un giorno si guarderanno in giro, anche loro,
E anche per loro sarà tutto passato. La prima cosa che dissi, sbarcando a Genova, in mezzo alle case rotte della guerra, fu che ogni casa, ogni cortile, ogni terrazzo è stato qualcosa per qualcuno. E più ancora che al danno materiale e ai morti, dispiace pensare ai tanti anni vissuti, tante memorie spariti così in una notte senza lasciare un segno. O no, magari è meglio così, meglio che tutto se ne vada in un falò d'erbe secche, che la gente ricominci. In America si faceva così, quando eri stufo di una cosa, un lavoro, di un posto, cambiavi. Laggiù, perfino dei paesi intieri, con l'osteria, il municipio e i negozi di adesso sono vuoti, come un camposanto. Nuto non parla volentieri dell'amore, ma mi chiese diverse volte se non avevo più visto nessuno. Lui pensava a quei ragazzi di lì intorno, ai soci delle bocce, del pallone, all'osteria, alle ragazze che facevamo ballare. Di tutti sapeva dove erano, cosa avevano fatto. Adesso, quando eravamo alla casa del salto, se ne passava qualcuno sullo stradone, lui gli diceva con l'occhio del gatto: e questo qui lo conosci ancora? Poi si godeva la faccia della meraviglia dell'altro e ci versava da bere a tutti e due. Discorrevamo, qualcuno mi dava del voi. Sono anguilla, interrompevo. Che storie? Tuo fratello, tuo padre, tua nonna, che fine hanno fatto? E poi è morta la cagna? Non erano cambiati granché, io ero cambiato. Si ricordavano di cose che avevo fatto, che avevo detto, di scherzi, di botte, di storie che avevo dimenticato. E Bianchetta, mi disse uno, te la ricordi Bianchetta? Sì che me la ricordavo. Si è sposata ai Robini, mi disse. Sta bene. Quasi ogni sera Nuto veniva a prendermi all'angelo, mi cavavo dal crocchio del dottore, segretario, maresciallo, geometri e mi faceva parlare. Andavamo come due frati sotto l'alea del paese, si sentivano i grilli, la righetta di Belbo, e ai nostri tempi in quell'ora in paese non c'eravamo mai venuti, facevamo un'altra vita. Sotto la luna e le colline nere, Nuto una sera mi domandò come era stato imbarcare per andare in America, se ripresentandosi l'occasione ai 20 anni l'avrei fatto ancora. Gli dissi che non tanto era stata l'America quanto la rabbia di non essere nessuno, la smania più che di andare, di tornare un bel giorno dopo che tutti mi avessero dato per morto di fame. In paese non sarei stato mai altro che un servitore, che un vecchio cirino, anche lui era morto da un pezzo, si era rotto la schiena cadendo da un fienile e aveva ancora stentato più di un anno. E allora tanto voleva provare, levarmi la voglia, dopo che avevo passato la Barmida, di passare anche il mare. Ma non è facile imbarcarsi, disse Nuto, hai avuto del coraggio. Non era stato coraggio, gli disse, io ho scappato, tanto voleva raccontargliela. Ti ricordi i discorsi che facevamo con tuo padre nella bottega? Lui diceva già allora che gli ignoranti saremmo sempre ignoranti, perché la forza è nelle mani di chi ha interesse che la gente non capisca, nelle mani del governo, dei neri, dei capitalisti. Qui alla mora era niente, ma quando ho fatto il soldato e girato i carruggi e i cantieri a Genova, ho capito che cosa sono i padroni, i capitalisti, i militari. Allora c'erano i fascisti e queste cose non si potevano dire, ma c'erano anche gli altri. Non gliel'avevo detto, non gliel'avevo mai raccontata per non tirarlo su quel discorso, che tanto era inutile. E adesso, dopo 20 anni e tante cose successe, non sapevo più io che cosa credere, ma a Genova con l'inverno ci avevo creduto. E quante notti avevamo passato nella sera della villa a discutere con Guido, con Remo, con Ceretti e tutti gli altri. Poi Teresa si era spaventata, non aveva più voluto lasciarci entrare e allora le avevo detto che lei continuasse pure a fare la serva, la sfruttata, se lo meritava. Noi volevamo tenere duro e resistere. Così avevamo continuato a lavorare in caserma, nelle bettole, una volta congedati, nei cantieri dove trovavamo lavoro e nelle scuole tecniche serali e nelle scuole tecniche serali. Teresa adesso mi ascoltava paziente e mi diceva che facevo bene a studiare, a volermi portare avanti, e mi dava da mangiare in cucina. Su quel discorso non tornava più. Ma la notte venne Cerretti ad avvertirmi che Guido e Remo erano stati arrestati e cercavano gli altri. Allora Teresa, senza farmi un rimprovero, parlò lei con qualcuno, cognato, passato padrone, non so, e in 2 giorni mi aveva trovato un posto di fatica su un bastimento che andava in America. Così era stato, dissi a Nuto. Vedi com'è, disse lui, alle volte basta una parola sentita quando si è ragazzi.
anche un vecchio, da un povero meschino, come mio padre, veramente gli occhi. E sono contento che non pensavi soltanto ai soldi. E quei compagni, di che morte sono morti? Andavamo così, sullo stradone fuori dal paese, e parlavamo del nostro destino. Io tendevo l'orecchio alla luna e sentivo scricchiolare lontano la Martinica. Carlo, un rumore che sulle strade americhe non si sente più da un pezzo. E pensavo a Genova, agli uffici, a che cosa sarebbe stata la mia vita se quel mattino il cantiere di Remo avesse trovato anche me. Tra pochi giorni tornavo in via La Corsica, per quest'estate era finita. Qualcuno correva sullo stradone nella polvere, sembrava un cane. Vidi un ragazzo, zoppicava e correva intorno e ci correva incontro. Mentre capivo che era Cinto, fu tra noi, mi si buttò tra le gambe e mugolava come un cane. Cosa c'è? Lì per lì non gli credemmo. Diceva che suo padre aveva bruciato la casa. Proprio lui, figurarsi, distenuto. Ha bruciato la casa, ripeteva Cinto. Voleva ammazzarmi, si è impiccato, ha bruciato la casa. Avranno rovesciato la lampada, dissi. No, no, gridò Cinto. Ha ammazzato così nella nonna. Voleva ammazzarmi, ma non l'ho lasciato. Poi ha dato fuoco alla paglia e mi cercava ancora. Ma io avevo il coltello e allora si è impiccato nella vigna. Cinto ansava, mugolava, era tutto nero e graffiato. Si era seduto nella polvere, sui miei piedi. Mi stringeva una gamba e ripeteva. Il papà si è impiccato nella vigna, ha bruciato la casa, anche il manzo. I conigli sono scappati, ma io avevo il coltello e ho bruciato tutto. Anche il piola ha visto. Dunque, come sempre dico sempre tre capitoli. Non sono arrivato alla mezz'ora, ma non è importante qual è la durata argomento, ma leggere tre capitoli alla volta. E niente. Ci sono appunto dei passi ogni volta che leggo questo libro che mi fanno pensare alla mia vita. Ad esempio a qualcuno che come ad Anguilla si ricorda di cose successe in passato che ho dimenticato. Oppure a volte anche io mi chiedo, chissà se è meglio che le cose poi sembra che scompaiono nel nulla, nonostante avesse avuto l'importanza. Forse non è meglio. Ma è sempre importante ricordarsi il passato. Non vivere nel passato, ma ricordarselo. Perché è tramite i ricordi che si costruisce un presente e un futuro, non cercando di pensare ma quasi a tutti i costi, come secondo me spesso si fa male, si fa come se non avesse avuto alcuna importanza, solo perché non esistono più. C'è un po' troppo la cultura di non so da cosa è causata, è passato, quindi beh, basta. E invece no. Non vivere nel passato, ma cercare sempre di ricordarsi, è una cosa importante. Anche solo per ricordarsi, i momenti più belli. Sperando che ne arrivino sempre di migliori. Detto questo, adesso io metterò a vedere più o meno come funziona questo mio regalo, perché ho bisogno di capire come funziona per potervi portare tutto il resto. Detto questo, vi auguro una buona serata, una buona giornata e ci vediamo al prossimo podcast. A domani. Se non riuscissi a capire come funziona questo programma, continuo a usare il vecchio microfono. E come sempre vi chiedo di ascoltare tutti gli altri podcast, di seguirmi e ci vediamo domani appunto. Condividete, iscrivetevi, fate iscrivere. Ciao!